Il convento di San Giorgio Morgeto venne edificato nel 1444. La collocazione del complesso conventuale è particolarmente significativa rispetto all'insediamento antico. I tracciati stradali e i gradoni che contraddistinguono l'abitato sono uniformi fino alla sommità della collina, dove sorge il castello, mentre il convento si pone come un'anomalia. La sua posizione risulta essere strategica, più ancora del castello, poiché si trova su un'altura che controlla la piana di Gioia Tauro in posizione avanzata, consentendo una vista ad ampio raggio sui territori sottostanti, tanto che è stata ipotizzata la presenza in questo luogo di un'antica postazione militare. Il convento dei Domenicani di San Giorgio è una struttura maestosa. Occupa, con il suo orto retrostante, il terrazzamento più ampio di tutto l'abitato. Il convento disponeva di 4 dormitori e 33 camere e presentava all'esterno finestroni, archi arcate e invetriate. La parte più antica del complesso è quella centrale, edificata come cerniera tra la chiesa e il convento. È lo spazio vuoto del chiostro che determina il nucleo centrale dei complessi conventuali. Il grande cortile è sicuramente l'elemento architettonico più caratterizzante e pregevole. Durante il terremoto del 1783, la chiesa crollò e il convento rimase scantonato. Dopo il terremoto il convento venne ricostruito e fra il 1806 e il 1815, i beni del convento vennero confiscati a seguito delle spoliazioni napoleoniche.